Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come segnalare un autovelox o un incidente su Google Maps. Prima di tutto vi rassicuro perché è facilissimo e d'ora in poi se troviamo per l'appunto un incidente, un autovelox o altre situazioni per strada e abbiamo in attivo il navigatore di Google Maps, segnaliamo questi eventi, così facciamo anche un servizio per gli altri automobilisti. Ma passiamo subito al video. Prima di tutto prendiamo il nostro telefonino ed apriamo Google Maps. Eccolo qui, Maps. Ora andiamo ad impostare il nostro percorso. Possiamo impostare un percorso pigiando qui in basso a destra sull'iconcina blu con la freccetta. In alto vediamo la tua posizione, perché vi ricordo dovete aver attivato il GPS. Scorrete dall'alto verso il basso e nelle opzioni attivate questa iconcina qui della posizione. Torniamo al nostro Google Maps. Io imposto il percorso dalla mia posizione a Piazza del Popolo, il centro della mia città. Come vedete c'è il percorso. Una volta creato il percorso lo avviamo pigiando sul pulsantino qui avvia. Perché solo da adesso in poi possiamo creare, anzi fare le nostre segnalazioni. Adesso come segnaliamo? Non andremo a segnalare ovviamente un punto a caso sulla mappa, ma verrà preso il punto esatto dove siamo al momento. In questo caso sono a casa, ma se in questo punto trovassi del traffico o un autovelox, lo potrei andare a segnalare pigiando qui in alto a destra sul simbolo con la nuvoletta ed il più. Come potete notare, adesso abbiamo svariate opzioni di segnalazione, tra le quali incidente, rallentamento, lavoro in corso, corsia chiusa, veicolo in panne, oggetto su strada e autovelox mobile. Segnalazione che io adesso non vado a fare perché sarebbe una segnalazione falsa. Nel menu possiamo notare, infatti, anzi adesso è sparito il messaggio, ma c'era il messaggio segnala solo se sei sicuro, perché queste sono indicazioni che andranno ad apparire anche su Google Maps degli altri automobilisti. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere come segnalare un autovelox, un incidente, un rallentamento su Google Maps. Vi ricordo che per segnalare dovete avere attivato il percorso, devi essere su un percorso avviato, non semplicemente sulla mappa. Se il video ti è piaciuto scrivi un commentino, metti un mi piace, iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!